Ed eccoci qui ragazzi, come sempre bentornati da Venauta, nuovo episodio di questa serie di Europa Universalis 4 con il Portogallo. Abbiamo cominciato l'ennesima guerra con la Francia e non mi sono reso conto che qui stiamo per fare una cazzata. Allora, l'orario è il 21 agosto, io arrivo il 20, arrivo un giorno prima, grande, quindi marce forzate. E marce forzate perché dobbiamo beccare questi francesi. In verità qua mi conviene mettere il miglior generale che ho, ne ho uno solo disponibile, poi anche qua mi stanno arrivando, metto la marcia forzata e vado qui. Questo fortunatamente è Hills, quindi forse ce la dovrei fare. Vediamo un po'. Infatti si tirano indietro. Qui mi hanno fregato. Ce la farò, ce la farò, ce la farò, ce la farò, ce l'ho fatta. Allora, qui è finita un'altra di colonie. Colonie. Continuiamo a fare tutte vicino. Vanno alla velocità della luce. Io ci avevo da togliere delle cose perché adesso i punti un po' mi servono. Questa era militare, questa era militare, tutte militari sono, le avevo già cambiate. Amministrative, però una per prendere soldi non è male, quindi qua potrei andare avanti. Diplomatic relations più uno, proprio i punti potrebbero servire per far pace, quindi ce li teniamo per un attimo. Allora, vediamo qua come va sto scontro. Magari abbassiamo un attimino la velocità. Quello ce l'ho fatto. Ok, l'ho beccato. Castiglian Duat ci ha dato una bella mazzata qui a qualcuno. Mi sa che era proprio un mio esercito. Cioè, un esercito da 30 me l'hanno sfigurato. Possibile? È possibilissimo a quanto pare. C'avevo degli eserciti qui? Beh, vabbè. Allora, lì abbiamo vinto, che è importante. Ok, andiamo qua. Andiamo a Parigi con 60.000 uomini. Vediamo pure le marce forzate, diamo un po' di becca a quelli. Noi giustamente noi non abbiamo la mobilità che possono avere loro. Dai, capperi che ho combinato. Ho fatto una cazzata. Una cazzata. Mi sono perso salto scontro. Qualcuno mi sfotte dicendo come vince una guerra perdendo tutte le cose. Il problema è che quando cominci ad avere una nazione così grande e sei da solo contro tutte queste nazioni, un po' di cappellate le fai. Allora, la Francia lì sotto sta andando da qualche parte. Sul territorio papale, probabilmente. Quindi andiamo a bloccarli. Ok, stavolta questi li inculiamo. Ok, quelli si stanno rifocillando lì. Ok, diamogli un bel generalone e andiamo. Non li becchiamo, eh? Se cominciano a scappare. Questa cos'è? Hills? Il problema è che recuperano alla grande sti bastardi. Ok, ce la dovremmo fare perché arriva il supporto. Penso di sì, spero. Lì in mezzo non dovrebbero avere più un cacchio. Non so se hanno qualcosa in Oriente. Cuneo! Potrei prendere questo. Difensore della fede. Ci alza solo i costi tecnologici. Siamo vicini ad avanzamenti tecnologici? No, manco assolutamente per nulla. Quindi, boh. Facciamolo, che ci dà un po' di morale in più. Oh, questa non la vinciamo. I francesi sono sempre duri, eh. Ok, quelli sono 3 uomini e mezzo, quindi teoricamente ce la dovremmo fare. Lì stiamo assediando inutilmente Roma. Ovviamente portiamo un po' di uomini in più là. Servirebbero. Parigi la sto assediando senza generale. Che grande. Oh. Ma che la perdo questa? No, la dovrei vincere. Hanno quasi un punto di morale più di me, eh. Diciamo quello totale. Se porta qua la truppa in tempo posso pure perdere. Ok, abbiamo vinto. Metà qua e metà qua, va? Così. Questo Borgogna giustamente si tiene i territori. Un po' se riusciamo a beccare quei 28.
Dovremmo. Ah no, li portano lì, li portano via, li portano via. Vabbè. Parigi si assedia con 23 uomini, incredibile. Livello forte praticamente inesistente. Allora, io c'ho le mie navi che hanno recuperato. Vabbè, vado a fare il blocco porto di Roma, almeno Roma la levamo di mezzo dall'equazione. Non penso che la prenderò perché mi abbasserebbe inutilmente la diplomatic reputation, essendo io cattolico, quindi gliela lasciamo. Per questo, se qualcuno se lo stesse chiedendo, questo è il motivo. Ok, abbiamo i francesi, attenzione. Abbiamo i francesi. Il generale qua, aspettiamo che finisce quell'assedio e gli vado a rompere la testolina. Eccoci qua. No, perché? 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 Mi spieghi perché? Mi dai il passaggio? Sì. Adesso mi fai passare? Sì. Becchiamoli, becchiamoli. Ok. Boom, forza. Qua c'ho uomini a perdere tempo. Vediamo se mi esce un cazzo di generale con l'assedio. Niente, non gliela posso fare. Non gliela... Ah, Parigi è caduta però. Attenzione ragazzi, Parigi è caduta. Togliamo la pausa. Sentendo la pausa un po' troppo spesso, lo so, sto diventando nevrastenico. Allora, lì sto assediando. Ok. Oh, e vai giù. Niente, la Francia c'ha sto fatto del morale. Non la danno vinta per nulla, eh. Quello è il territorio austriaco. Almeno all'inizio gioco. C'avevamo questa. Quella non è considerata Francia. Western. Territorio francese. Dove caspita finisce? Questi colori quasi uguali. Finisce qua. Savoie. Francia contea. Quindi. Diciamo che. Quindi alla Francia gli dobbiamo togliere solo quello che sta nei nostri confini qua. Cioè almeno all'interno. Il resto non serve. Già dovremmo fare. Fa una pace così. Allora, vediamo un po'. Porta un po' di cannoni qui. Ok, mettiamoci un po' più rilassati. Poi togliamo i cavalli. Togliamo mezzo fanteria, la portiamo via. Te qua ti volevo veramente. Ok, siamo a supporto. Roma manco mi interessa farla cadere perché in verità le due province della Provenza mancano 40 anni alla fine, quindi manco posso strafare più di tanto, anche se no non ho i punti che adesso io devo tirare dentro 1, 2 e 3 Venezia. A questo punto a me conviene più strappare cose. Però vabbè, Venezia ce l'ha il casus belli, lo sfruttiamo, vediamo se ci riusciamo, altrimenti la terremo così come colonia, come vassallo, non come colonia. Ok, i soldi arrivano. Potremmo prendere uno militare che ci dia il morale delle armate. Mi sembra giusto. Sì, abbiamo un mezzo punto in più. Niente, qua a Roma non ne vuol sapere di cadere, il nostro manpower è ancora alle stelle. Qui abbiamo 47 cannoni, abbiamo il massimo della cosa, sì. Quanto è? 40? 40. Quindi vediamo di portare un po' di cannoni a Roma a sto punto. La condizione di molti di questi non è il massimo. Mettiamo giù. Ok, portiamo via un po' di gente per diminuire l'attrito.
Attrito 1.3, Avignone è caduta. Allora, vediamo un po'. Il problema è che abbiamo solo 17%. Come mai? C'è un sacco di gente in guerra, quello è il problema. Quindi questa sarà una guerra da trascinare fin quando Brittany e cazzi e mazzi non dicono vabbè, fa un po' come ti pare. Questa è dopo 5 anni dall'inizio. Partita 781, mai capito perché non abbiano messo qui anche il mese, perché poi mi pare che se vai qua da qualche parte dovrebbe dire la data. Non ricorderò mai dove la data era, su un disegno strano. Non mi ricordo. Quella continua a volersi sposare. Da qualche parte stava. Eccolo qua, 28 luglio 1782. Mo, dico io Paradox, ma a te che te costa? Adesso qua lo sappiamo, però a te che te costa metterlo pure qua? Started 28 1782, non si sa. No, non è chiaro, non è chiaro. Queste sono quelle cose strane dei giochi. Ah, è vero, noi dovremmo prendere pure i territori qua sotto. Attenzione, attenzione, c'hanno pure i forti. Ah, io ho pure degli uomini qua, grande. Vieni, vieni. Questa è proprio la stessa bandiera nostra. Ok, lo posso pure assediare con 20 uomini, preciso. Alla fine solo quei tre. Mi hanno lasciato, avevo dimenticato. Soldi, soldi, tanto tax modifier ormai, fine cosa. Diamoci i soldi veri. Qui come va? Quanti cannoni c'hai? 26, ce ne hai pochi. Che forse. Metà qui. Vediamo un attimo i cosi. Forse fa qualche cannone in più non sarebbe una cattivissima idea. Riorganizza pure un po' le truppe, non sarebbe nemmeno malvagissima come cosa. Quindi 1682 dobbiamo aspettare 1687, a meno che non mi devo mettere a rincorrere Brittany e i Ming in giro per il mondo. Pegu addirittura, cioè, ci strozzate, si hanno come amici. Beh, continuiamo, prendiamo questa, la portiamo qua. Però secondo me è meglio andare più veloci. Qua posso andare avanti. Che cosa mi dai qui? Diplomatic Relation, a me interesserebbe arrivare a Reputation, poi le altre sì e no. Siamo comunque ormai alla fine. Reputation giusto per velocizzare le cose, anche se forse prende l'idea adesso è un po' tardi effettivamente. Adesso lo vediamo, vediamo come si svolge. Va bene, grazie. Forse a sto punto mettere anche il focus sul diplomatico non sarebbe una cattivissima idea. Anche se stiamo poi in guerra a livello amministrativo, quindi non ancora. E Roma è caduta. E Roma è caduta. Allora, se io faccio pace con loro, questi sicuramente non mi danno un cazzo. Però a sto punto facciamo pace con Roma diretta. E tu sei due, me ne dai. Io perdo un po' di punti, ma vabbè. Spezza tutte le alleanze, dammi tutti i soldi, non mi veda, mazza 10.000 c'ha, hai capito il papo? Sai che ti dici, tieni d'alleanza, dammi i soldi. Arriviamo al 100%? Mamma mia il papo, oh, le decime, eh? 6.300, due province, ciao papa. Ok, allora io quello che direi. Mi metto a favore i Gor, sperando che non siano anche Gor francesi, sembra di no. Andiamo avanti. Quindi adesso devo solo che aspettare che Brittany e Ming si scocci. Pestax in Leao. Vabbè, diciamo che fa incazzare i burger se non è un vero problema, va bene. La nobiltà vuole qualcosa, te pareva a te che la nobiltà vuole qualcosa, che gli diamo?
Salerno, ti. Ok, qui abbiamo qualcuno incacchiato, vediamo se allora possiamo dar qualcosa. Perfetto, questo dovrebbe funzionare. Vista di power, lavoro arresto più 4 la CNI, la Baleares. Però questo dovrebbe essere posti dove non dovrebbe essere un problema l'arresto. Posti che c'ho da tanto, infatti. Ok. Ho messo Fagor. Roma è caduta. Qui ce ne possiamo andare. Facciamo una cosa. Raggruppiamo un po' di eserciti. Anzi, raggruppiamo proprio tutti. Ci prego, ormai a noi. Tanto quello che doveva cadere in Francia è caduto. Bonny pure è caduto. Ah, Castiglia Anduat. Più gente esce meglio è, tanto non sono loro i nostri bersagli. Quindi c'è ancora Brittany, Ming e Pegu. Quindi sempre altri 2 anni. Bestax. Ok, siamo questo. Che ancora si menano. Bravi, qua sotto. Ah, anche qui è roba francese. Giustamente. Che succede? Vabbè. Ops. Allora, dividiamo un po' l'esercito. Andiamo a prendere i francesi qua. Ok, questo sta ancora perdendo uomini. Scappano. Ok, presi. Morto il re. Sei assolta 4-5-4, buono. A posto. 20%. Solo la Francia sta a basso entusiasmo. Mancano 2 anni, purtroppo. Quattro l'erede purtroppo. Diciamo così. Abbiamo il militare, adesso abbiamo problemi. Non abbiamo proprio punti. Li avremo. Quanti anni ha? Solo 20. Forse ne avremo. A questo punto devo così. È un po' di problemi. Ok, i core stanno andando avanti qua. Manca un minuto. Il 100% in realtà potrei prendere la stabilità. Poteva andare pure in Francia a rompere ancora un po' le scatole lì. Vediamo a livello di costo core e territori se ce li danno. 507, 75%. Si può fare nel momento in cui ce la danno vinta. Forse comunque conviene andare anche nell'est. Ok, andiamo. Ok,
Non so, nel momento in cui passano i famosi 5 anni all'inizio guerra, se cambierà qualcosa. Chiudo il tempo. Adesso sono curioso di vedere se faranno pace passati i 5 anni. Buttiamo giù. Perché probabilmente devo vedere. Era luglio 82, quindi andiamo avanti così, va. La raffica. Ah, ci attaccano, guarda. Vabbè, si sono suicidati così, grazie. Ok, 6 mesi, vediamo se fa sta pace o meno. Perfetto, marzo. Vediamo, Brittany non esce. No. Prestigio, va, che è meglio. Un po' di morale in più. Ok, loro vogliono cominciare a far pace. Qui mi sa che sono scoppiati i ribelli, esatto. Mi sono persi nella velocità. Mi ha aumentato pure il nazionalismo, però così. Ok, ad agosto vediamo se sale, se schizza un po' il war score. Sono passati 5 anni, questi si vogliono risposare, ci risposiamo. Ok, li abbiamo liberato. Ecco qua, 30%. Ok, Pegu, medio entusiasmo. Ok, quindi una è uscita. Ming. No. Brittany nemmeno. Quindi boh. Oh, Ming, quando è che mancava Ming? Ming manca tanto, perché alla fine. So, adesso passando il tempo dovrebbe aumentare la Langdo War a favore nostro. Vabbè, a questo punto continuiamo ad alzare il war score. Andiamo lì, da una mano. Non l'ho beccati. Allora, quella è caduta. Mettiamo la marcia forzata. Andiamo a beccarsi 25. Perfetto. Qui finita la cosa. Andiamo avanti, torniamo pure lì. Non ce n'è Francia, mi dispiace. Siamo più forti. Ming. Vabbè, aumentiamo il nostro war score. Andiamo di chiudere questa guerra. Speravo che dopo i 5 anni dessero forfait, a quanto pare no. Dovrebbe cadere tutto velocemente. Anju, cominciano ad avere problemi un po' tutti qua. Ops, che avevo visto io quelli. Ok, adesso funziona. Lì ha funzionato. 40 qui, altri forti qua, abbiamo un leader. Ok, Ming? No. Ming però è vicino, 14-15, ok. Soldi. Brittany, 16-27. Ming, ecco qua, 15-15, magari il prossimo mese, finalmente sì. Sì. Cosa che si incazza di Azzorre? Capite, non dovrebbe essere un problema. Ok, quindi Ming, pace bianca, e questo ecco, cambia drasticamente perché i Ming, giustamente, essendo una superpotenza, rompevano le balle. Quindi ci riusciamo a pigliare tutti i territori. Quello Sun Gao glielo lasciamo, tanto bello così. Magari ci mettono la capitale. E boh, addio francesi, ci abbiamo tutti i sordi.
War Reparation? Non vogliono. Possono perdere, sì, possono perdere. Allora, forse è meglio. Allora, aspettate. Pigliamoci i territori. Ci pigliamo noi diretti perché i punti diplomatici adesso mi servono per tirarci dentro tutte le cose e quelli amministrativi ce li ho. Quindi basta così. Due se piglia la Borgogna. Liberiamo un po' di cose che sono qua. I ribelli ci mangiano vivi. Dov'è che si erano fermati? 90. 92 ci arriviamo. Vabbè. Sigliao? No, Sigliao non ce la vota. A 92 arrivi. Va bene, grazie. Ciao, arrivederci. Abbiamo preso pure Toulouse. Ok, questi stanno a 200 e questi stanno a 87. Prego, prego Borgogna. Ok, il tempo è scaduto da un bel po', quindi diciamo che cominciamo a riportare a casa un po' di gente. E la Francia è diventata Lituania. Un pezzo lì. Dove ha messo la capitale, così per sfizio? Dove sei? A Vilna, quindi la capitale lituana. Oh, Venezia è diventata qualcosa che non è più una repubblica mercantile perché si è voluta sposare. Forse aveva ragione. Ok, facciamo pure i core. Ta, 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 ta. Bello che non pigliamo proprio War Exhaustion, cioè il nostro manpower praticamente. Oh, ci fanno le coalizioni. Che strano. Avevamo un embargo contro di loro, quindi erano anche una superpotenza per noi. Quindi revochiamo l'embargo. Ah, mi sono dimenticato le colonie. Mannaggia mia. Vabbè, vanno riattaccati per prendere colonie. Vabbè che sti cazzi però, insomma. Era giusto un appunto di colonize Pimachin. Ma c'ho un colono libero? Sì, ce l'ho. Pimachin. Che coglioni? Dov'è prima chi? Prima qui. Oh, che coglioni, no. Dovrei pigliare uno e portarlo qui? Non ho colonizzatori da mandare. Vabbè, cancella missione, no? Allora, qui potevo salire, costo reduce in War Exhaustion, io non so se ci arrivo, perché mancano 3 anni, 91, 33 anni, cioè se mi mette in seguito questa cosa, dopo non faccio più le annessioni, io lascerei perdere l'idea, lo so, Diplomatic Reputation magari ci serviva, ci abbiamo questo, ci accontentiamo. Allora, io comincerei ad annettere questo e comincerei a lavorarmi questo sempre di più, che a sto punto è il prossimo da annettere poi dopo. Questo è quasi arrivato, quindi tra un po' adesso sta tornando a casa. C'è un po' di War Exhaustion, di War Overextension, non so perché. Vediamo sempre male. Complimenti. Perfetto. Problema risolto subito subito. Siamo 9 minuti oltre. Ok, altre che stanno per scoppiare. Avignone. Mettiamoci così. Io lascerei perdere le idee. Ci fermiamo così. Ok, ci stanno entrando tutti in coalizione contro. Fino a questa potevo andare a Pimachin, ma sinceramente, se fosse stata un'isola, creavo un esercito e ce lo portava. Ma così, cioè, veramente mi prendeva male. Sinceramente, meno di tecnici costi, meno 10%. Interessante. Entro l'anno possiamo anche salire nel 790, quindi a questo punto tocca. Beh, scusate il cane.
Va bene, vi saluto. Vi ringrazio ragazzi come sempre dell'attenzione. Vi saluto anche il mio cane. Noi ci vediamo alla prossima.